Pace, grazia e buonasera a tutti. Oh, stasera è un attimo diverso, come potete vedere. C'è una momentanea interruzione alla Terra delle Ombre. Siamo arrivati alla metà praticamente, siamo arrivati al quindicesimo messaggio, il sedicesimo, il diciassettesimo messaggio, sono 35, quindi siamo arrivati più o meno alla metà. Continueremo martedì, ma stasera vorrei predicare il messaggio probabilmente più importante della mia vita. Davvero? Sì, perché stasera vorrei darvi qualcosa che possa, che può sbloccare una volta per sempre quei dubbi, quelle cose che rimangono nella mente quando uno si spoglia del religionismo e accetta questa cosa meravigliosa che si chiama grazia, e però ancora magari non la capisce bene, non sa bene, ma come Marchiò dice che siamo perfetti, ma io lo so che non sono perfetto, ma di qui, di là, di su, di giù, va bene. Allora, stasera spero di riuscire a ottenere qualcosa, ok? Spero di riuscire a ottenere qualcosa, spero di esservi utile e spero di riuscire a ottenere qualcosa che possa servirvi nella vita di tutti i giorni, che possa servirvi. Questo è il motivo per cui sono qui. Sono qui non perché, come sapete, non perché ci guadagno soldi, non perché ho bisogno di aperture nelle varie chiese. Dopo 40 anni di ministero e più di 30 di visite in Italia, mi sembra che ci conosciamo abbastanza bene. No, non ho bisogno di niente, grazie a Dio tutto quello di cui ho bisogno il mio Signore me l'ha dato, e l'amore mio che è di sopra adesso mette il resto, e quindi siamo a posto. No, lo faccio perché come ho messo un post un paio di giorni fa, mi sembra ieri o l'altro ieri, non mi ricordo, finché sono vivo, finché sono su questa terra, userò ogni grammo di respiro, ogni respiro nel mio corpo per parlare a tutti della meravigliosa grazia e amore di Gesù il mio Signore. Poi un giorno, quando arriverà il momento di dire addio, di dire arrivederci, con l'ultimo respiro cercherò di dire grazie Gesù. Dopodiché chiuderò gli occhi e li riaprirò e vedrò il suo viso che mi sorride. E quello sarà l'inizio della meravigliosa nuova fase, del nuovo capitolo, di quella cosa meravigliosa che sta aspettando tutti noi figli di Dio. Quindi, questo è il motivo per cui faccio quello che faccio. Lo faccio perché non ne posso fare a meno. E qui dentro deve esplodere, deve in qualche modo, devo parlare della meravigliosa grazia del mio Signore e di mio papà. Quindi stasera vorrei parlarvi del trasloco. Oh, cosa è successo quella sera, veramente quella sera del 2 febbraio 1982, quando io ho chiesto a Dio di aiutarmi? Sono stato rimodellato. Beh, alcuni di voi conoscono la mia storia. 2 febbraio 1982, alle 11:30 di sera, nel mio bagno in Johannesburg, nella mia casa di Johannesburg, con mia moglie che dormiva, in un momento di assoluta depressione, bastonato dai demoni che mi stavano uccidendo, mi stavano mangiando il cervello, ho ascoltato per caso, per Dio incidenza, il Vangelo, il messaggio che Dio mi amava. Sono andato nel mio bagno, ho detto: Dio, non so neanche se ci sei, se esisti, ma se esisti aiutami e farò qualsiasi cosa mi chiedi. E in quel momento Dio mi ha aiutato, perché ho invocato il nome del Signore e Dio mi ha aiutato. Ma cos'è successo? Cos'è successo? Sono stato rimodellato, forse sono stato rianimato, sono stato migliorato, o forse mi è stato dato un manuale di come riuscire a gestire meglio il mio peccato. Perché questo è il religionismo, ti dice che la salvezza non è altro che un modo, un sistema per poter gestire meglio il tuo peccato. In altre parole, di peccare meno, di comportarti meglio. In altre parole, la santità viene eguagliata al tuo comportamento.
Se ti comporti bene sei santo, se non ti comporti bene non lo sei. E quindi c'è questo su e giù di santificazione, di santità, eccetera, eccetera, che è basata sul tuo comportamento. Quindi cosa è successo? Veramente mi è stato dato un modo, un sistema per poter gestire meglio il mio peccato? O forse è successo qualcosa di diverso? Vediamo se riesco a rappresentare quanto è veramente successo quella fatidica notte a me e a tutti voi quando avete invocato il nome del Signore. Ero una persona abbastanza normale, comune, con i miei peccatucci, con i miei peccatucci normali. Sì, vabbè, cioè avevo una bella lista di peccatucci un pochino diversi, un pochino più importanti, un pochino più pesanti, ma insomma, ero una persona normale, niente di strano. Vivevo in una casa non molto bella, anzi, a dire il vero, era piuttosto bruttina, piuttosto bruttina. Un salottino con dei divani tutti pieni di polvere, parecchi scarafaggi che giravano in giro, una sedia un po' scassata da una parte, il termosifone che non funzionava, i muri, la carta d'apparato che cascava, il soffitto, una lampada appesa così che con un filo elettrico. Poi c'era una camera da letto, anche quello un materasso con le molle che uscivano, con la rete di sotto mezza rotta, e senza finestre, buia. L'unica finestra era nel bagno, un bagno che vabbè. C'era l'acqua ogni tanto, c'era ogni tanto non c'era, una puzza, e c'era questa finestra che dava sul dietro di un palazzo. Quindi era una casa buia, era una casa sporca, una casa disordinata, c'era la spazzatura accumulata da tutte le parti, insomma non era molto bello. Ma mi accontentavo perché in fondo la maggior parte della gente viveva così, insomma, chi più o meno, chi invece dei scarafaggi magari c'aveva i topi, però insomma più o meno si viveva tutti così. Ogni fine mese il padrone di casa veniva a riscuotere lo fitto, apriva la porta senza chiedere permesso. Ehi, ma cos'è quel quadro, quella stampa che hai messo sui pareti? Cosa che devi fare? Dove sono i miei soldi? Cosa ti credi di fare? Credi che questa è casa tua, questa è una casa tua, questa è casa mia, toglila subito di lì, vuoi vivere una bella vita, ma chi ti credi di essere? Togli quella roba dal muro, che questa è casa mia, se non ti sfratto. Uè, un barbone così puzzolente, brutto, però era grosso e non c'era niente da fare. E così per anni e anni e anni e anni, ogni fine mese: ehi, dove sono i miei soldi? Dai, forza, lavora, fai qualcosa, datti da fare, questa è casa mia, non è casa tua, te lo faccio pagare per la pulizia. Ogni mese dopo mese dopo mese, per anni e anni e anni, finché un giorno qualcuno bussa alla porta. Buongiorno, scusa, posso entrare? È una figura un po' sfocata, un po' conosciuta, ma un po' sbiadita, un po' sfocata. Gesù. Lo conoscevo dai quadri, ero cresciuto cattolico, quindi lo conoscevo dai quadri, dalle chiese, più o meno sapevo chi era, però era parecchio sbiadita come immagine. E Gesù entra e: scusa, vorrei aiutarti, posso? No, entra pure, grazie. Siediti, vuoi un caffè? Vorrei aiutarti, vorrei traslocarti.
Cosa? Traslocare. Ma io qui ci sto bene. Io sto bene qui, grazie. Non è tanto, però è casa mia. Ok, come preferisci. Ti dispiace se mi fermo qui un paio di giorni? Ma no, figurati, beh, se mi ricordo bene, figlio di Dio, Salvatore, eccetera. No, figurati. Siedi qui, siedi pure su questa sedia, stai tranquillo. E quanto tempo vuoi, grazie. E tutto un tratto. Ehi! Cos'è tutta questa storia? Cos'è tutta sta roba? Uè! Ma chi è questo qui? Non so permesso di visite, lo sai, no? Lo sai? Era un po' intimorito, però lo sai che non sono permesse visite? No, forza, mandalo via, subito lo distratto. Il giorno dopo, vabbè, io devo fare quello, devo mandarlo via, se non distratto. Gesù, mi dispiace. Dice, no, non ti preoccupare, lascialo perdere, dai, che vedrà che era tutto bene. Il giorno dopo, di nuovo. Gesù, no, fallo entrare che è uno dei miei collaboratori. Buongiorno, venite, entrate, grazie. Pace. Sono il pastore della comunità solo per grazia. Ho sentito che hai fatto entrare Gesù in casa tua e sono venuto per aiutarti. Grazie, meno male che qualcuno mi dà una mano qui, perché non voglio dire niente, ma insomma Gesù è lì così seduto che... lui sta lì seduto, però meno male che siete venuti, grazie, volete darmi una mano? Sì, posso far entrare anche i miei amici? Ecco, venite, dai, diamo una mano a Marco che ha bisogno di aiuto. E incominciano a spolverare, a pulire, a buttare via la spazzatura, il vecchio mobile, portano via i vecchi mobili, li buttano, portano nuovi, nuovo mobilio, nuove sedie, nuovo tavolo, nuovo letto, ragazzi, un letto comodissimo, e puliscono, e spolverano, riordinano, riverniciano, aggiustano il riscaldamento. Grazie, che meraviglia, vi ringrazio, siete meravigliosi. Gloria a Dio, sì, grazie. Allora, pastore, allora Mario, allora ci vediamo domenica, eh? Grazie. Ciao, ci vediamo domenica, arrivederci. Grazie. Ma passate anche un paio d'ore. Ehi! Ma cos'è tutta sta roba qui per la casa? Ma cos'è tutta sta roba qui? Questa è casa mia, ma come ti permetti? Ma ti rendi conto? Ma pila sta roba, buttala fuori, rimetti tutto a posto o ti sbatto fuori, ti sfratto. Ma ti rendi conto? Questa è casa mia e dove sono i soldi del mio affitto? Dai, forza, sbrigati, che barbone puzzolente, eccetera, eccetera. Però non è cambiato niente. Ma Gesù, ma non è cambiato niente. Qui hanno rimesso a posto la casa, tutto bello pulito, hanno dato anche lo spruzzino di profumo, eccetera, è tutto bello, ma non è cambiato niente. Questo ogni mese, ogni due settimane arriva e mi urla e mi sbraita. E Gesù fa: sai Mario, io la soluzione ce l'avrei, ma devi fidarti di me. Il trasloco? Sì, il trasloco. E toglie da sotto il mantello una mazza e dei lunghi chiodi. Un momento, aspetta, cosa vuoi fare? Stai tranquillo, ti fidi di me? Sì, ma pare come preferisci. Se vuoi aspettiamo. E guardo in quel viso pieno d'amore e mi fido. Allora Gesù dice: vieni Mario, vieni qui, apri le braccia. Pa, 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 pa.
Ma signore, dai, cavala le gambe. Ta, ta, ta. Ah, ma è adesso? Aspetta, non abbiamo ancora finito. Mi guarda con immensa compassione e con infinito amore. E infine, con un gesto veloce, tira fuori una lancia. E in un istante me la pianta nel cuore. E non so dire se è passato un secondo, un anno o tutta l'eternità, ma tutto a un tratto mi sono svegliato. Un giorno, tutto nuovo, tutto bello, tutto santo, tutto mio. Sì, Mario, sì, tutto tuo. Ma soprattutto non dovrai mai più angosciarti che il tuo vecchio padrone di casa venga a urlarti o a... Non ti disturberà mai più. Hai traslocato da Adamo in Cristo, una volta per sempre. Non tornerai mai più indietro. Fidati. E mi guardo intorno e sulla parte di fronte vedo un quadro strano, incorniciato d'oro, incorniciato in una cornice d'oro, e come se ci fosse stato dentro qualcuno che ero io, che era lui, ero io, no? Era lui, e tutto a un tratto mi sorride da quel quadro, mi sorride e incomincia a dire: sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E la vita che vivo ora in questo corpo è il risultato della mia fiducia nel Figlio di Dio, che mi ha amato al punto da voler morire per me. Sì. Sono stato crocifisso con Cristo. Il trasloco non è un modo supplementare per come gestire il mio peccato. Non è un manuale per il buon comportamento. Non è cambiare i mobili di casa, far pulizia, mettere tutto a posto, dare uno spruzzino di aria profumata, aggiustare il riscaldamento, aprire una finestra. No, no. E non è neanche un buono benzina per mettere un po' di carburante nella macchina della santità in modo che possa andare avanti ancora qualche chilometro. Il trasloco è esattamente ciò che la parola vuole significare. Cambiare ubicazione da un luogo a un altro. E questo, amici miei, è quello che succede. Gesù non ci ha cambiati. Gesù ci ha uccisi. Siamo stati crocifissi con Lui. E con Lui siamo morti. E con Lui siamo risorti. Nuove creature. Non aggiustate, non migliorate, non spolverate, non riverniciate. Crocifisse e risorte, una volta per sempre. Si cambia ubicazione, proprio come Paolo dice in 1 Corinzi 15, 22, come tutti gli uomini muoiono perché discendono da Adamo, così tutti quelli che appartengono a Cristo potranno vivere. Si trasloca dalla tenebra alla luce, dalla carne allo spirito, dal servo al figlio, dalla morte alla vita. Da Adamo a Cristo, dalla morte alla vita. Prima di nascere di nuovo ero in Adamo. Quella sera del 2 febbraio 1982 ho traslocato
Gesù mi ha crocifisso e poi ha soffiato dentro di me il Ruach Haim, l'alito della vita, e mi ha fatto risorgere una nuova creatura. E tutto a un tratto non vivo più nella baracca polverosa, puzzolente, con gli scarafaggi, con le molle, con la rete, senza finestra, senza... No, vivo nel palazzo reale. Vivo nel palazzo reale. Perché? Perché sono in Cristo, seduto alla destra di Dio, nella sala del trono del Re. E non mi sposterò mai più. Mai più! Ci sarà il mio vecchio io, il religionismo, la legge, che verrà a bussare, a spalancare la porta e dirmi: devi pagare l'affitto, devi comportarti bene, devi fare questo, devi fare quell'altro, devi fare così, devi fare così, pagami, non è il mio affitto, se no ti sfratto, ti butto fuori in mezzo alla strada, no, mai più. Sapete perché? È così semplice, perché la casa non è più mia, è casa sua, è casa di Dio. Io non sono altro che un figlio che abita nella casa del Padre, una volta per sempre. Spero di esservi stato utile. Che Dio vi benedica. Un abbraccio, ci vediamo martedì.